Ciao a tutte ragazze, allora questo sarà un video dei più utilizzati di dicembre. Sono stata un po' assente, un po' latitante nel canale, però c'è da fare anche una premessa che ve l'ho già fatta nel video dei regali: tra le feste, i parenti e poi l'inizio dell'università, quindi con gli studi, perché gennaio-febbraio ci sono gli esami, è stato un po' così, però cerco di rimettermi in carreggiata e di ritornare assidua con i video. Allora, quello che oggi sarà il video dei più utilizzati di io non direi di dicembre, direi un po' di tutti i mesi del 2014, perché bene o male queste cose me le avete viste nell'arco del tempo e sono cose di cui io ho ricomprato nel tempo perché mi piacciono e mi trovo con queste. Allora, sicuramente questo qua, vedete un po' la confezione usurata, ma ne ho comprato un altro che adesso sta di là, l'ho dimenticato di là. Comunque il l'eyeliner di Astra, questo con il pennellino, un po', questo qua morbido ed è lucente, cioè ha un colore nero lucido forte, dura, anche perché io questo lo dovevo andare a togliere con il bifasico, quindi sicuramente dura, il tratto è netto, è nero, è sottile e lo preferisco sicuramente. Questo è dell'Astra. Poi questo mascara di Essence, questo è quello con il coperchio celeste ed è il waterproof, che io ho continuato ad utilizzare anche dopo perché mi sono trovata abbastanza bene, mi allunga le ciglia, me le distanzia bene, ha un effetto anche, per essere un waterproof ha un effetto anche drammatico, quindi mi piace e questo qua è finito, sicuramente è da ricomprare. Poi il top coat, che ormai è tutto usurato come vedete, questo della Kiko, ed è questo qui verde che ha il pennellino molto sottile, e io lo metto dopo qualsiasi tipo di mascara nella parte finale delle ciglia, ma soprattutto nella parte esterna dell'occhio. Dura tantissimo, allunga le ciglia, quindi vi fa l'occhio abbastanza allungato, quindi effetto ciglia finte, e mi piace, non si nota che è stata applicata una seconda passata di mascara questo. Poi altro prodotto utilizzato è questo eyeliner della Kiko, e non so questo che numero è un eyeliner dorato con il pennellino in feltro, quindi abbastanza rigido, e mi piace, lo utilizzo sia come linea di eyeliner sopra l'occhio, sia sotto l'occhio, sia per fare la palpebra mobile brillantinata, per tantissimi utilizzi, è davvero, è dura parecchio ed ha un tratto con dei bei brillantini marcati che si vedono. Poi la matita labbra, sempre della Kiko, e questa è la Ultra Glossy Lip Pencil nella colorazione 606, che mi avete visto in parecchi video, e bellissima questa matita, funge anche da rossetto. La durata è così e così, essendo una matita morbida la durata non ha l'effetto di un rossetto matte, però è bella, può fungere sia da rossetto sia da base per i rossetti, e profuma di fragola, e quindi mi piace. Altro prodotto di trucco, diciamo, che mi sono trovata abbastanza bene è questa marca Seta Bloom, e questa era la colorazione 02, mi sembra, non mi ricordo. Mattificante, dura, non dà un altro colore al fondotinta di base, quindi voglio dire si accorda
tranquillamente con il fondotinta che voi mettete al di sotto e mi piace perché dura parecchio e la posso portare dappertutto perché poi basta un pennellino normalissimo, anche questo pennellino qua, questo Kabuki piccolo della Maybelline, va benissimo. Poi questo fondotinta qua di Bella Oggi, Skin Clone, fondotinta fluido equilibrante pelli secche e sensibili, che ho questo l'ho comprato alla Fiera dell'Estetica e nella colorazione 01. E veramente è un valido fondotinta, mi piace, dura, si compatta bene con il resto del viso, quindi qualsiasi tipo di magagne viene oscurato e quindi sì, devo trovarlo, voglio dire, se su qualche sito riesco a trovarlo. Poi sicuramente che ne ho ricomprati a bizzeffa i correttori di Avon, i Color Trend nella colorazione medium. Io li ormai adoro, li finisco come l'olio. Praticamente vanno a minimizzare anche i rossori dei brufoli. Quando di solito sul brufolo, essendo rosso, noi andiamo ad utilizzare un correttore verde. Anche questo, pur essendo un correttore aranciato, va a neutralizzare il rossastro del brufolo e mi piace tantissimo. Quindi non solo come per le occhiaie, come correttore occhiaie, ma anche per i brufoli e benette. Poi un altro, voglio parlarvi della BB Cream di H&M. Mi sono trovata benissimo, l'ho utilizzata fino a ottobre più o meno. Questo ormai purtroppo è scura perché comunque ho perso l'abbronzatura, quindi sicuramente la utilizzerò appena mi ricolorerò un viso. Volevo cercare se riuscivo a trovare la colorazione più chiara, quindi per questo periodo, però purtroppo io H&M più vicino è al Campania Caserta, quindi devo vedere come arrivarci. Però sicuramente mi sono trovata benissimo, la consiglio a tutti quanti perché non appare pesante sul viso, appare come una seconda pelle, quindi si compatta molto molto bene, è proprio una crema colorata, dura parecchio per essere comunque una crema colorata e minimizza un po' le magagne che possiamo avere, non certo questi brufoloni, però le magagne in generale le copre, quindi mi è piaciuto tanto. Poi, no, questo qua dopo. Altro prodotto di make-up è questo Lucida Labbra di Bella Oggi, numero 10, Bubble Gum. È proprio un rosa freddo, freddissimo, che utilizzo sui vari tipi di rosa che ho. E devo dire che veramente fa un bel effetto. Poi ha dei micro brillantini sul viola blu. Quindi ha proprio questo effetto freddo, ma mi piace, lo cercavo un lucido labbra come questo. È appiccicoso quanto basta, quindi più appiccicoso più dura il lucido labbra. E questo qua è una media, ma è medio, ma non è né tanto né poco. Poi, altra base che ho utilizzato è il Color 24 Ore, il Color Tattoo di Maybelline, questo qui color rosa champagne, infatti è il numero 65 Pink Gold, chiudo perché sennò faccio cadere, 65 Pink Gold, ed è proprio questo rosa champagne brillantina, ecco, è proprio questo colore che vedete. E come vedete è abbastanza utilizzato perché mi piace, fa un bel effetto soprattutto sui trucchi dei colori neutri, è molto molto bello. Poi sicuramente il mio illuminante preferito, che è questo di Diego Della Palma ed è bellissimo, è questo qui e io lo adoro. Veramente mi trovo veramente bene. Poi ci vuole un casino di tempo per finire questo illuminante, la verità, ce l'ho da parecchio tempo. Altro prodotto strautilizzato, che come vedete ormai è rotto e c'ha anche un buco, è questo fardo della Still Day,
Nella colorazione che non lo so, non saprei. Comunque ha un color mattone. Ah, numero 13 che però si è tolto. Ecco, questo color qua è un color mattone pescato. Veramente bello, dura parecchio. Si abbina a qualsiasi tipo di trucco. E quindi sì, come vedete, è stra utilizzato. Allora, poi stiamo per completare i prodotti di make-up. Sono già 10 minuti, oddio. Poi questo qui della Calvin Klein, che è il numero 124, Mesmerize Delicious Luxury. È un rossetto, un creme lipstick. È questo bellissimo. No, dovrebbe essere più violastro. Voi lo vedete più così. Vediamo se. Ecco, eccolo qua. Questo è il colore. Vedete che è più violaceo? Rispetto a questo è più violaceo, è verigetro sulla mano ed è un peonia, è bellissimo e dura tantissimo. È bello mattificante, una sola passata già il colore è bello forte, dura parecchio, non va nelle pieghette, non fa pieghette sulle labbra, quindi sicuramente è un prodotto buonissimo. Poi questo mascara che è Nì. Lo dico nì perché questo è l'Avon Super Shock Mascara, l'edizione limitata di Natale. Perché è bello lo scovolino, è questo bello scovolino in silicone, dalle trame larghe. Riuscite a vederlo? Eccolo qua. Però esce poco prodotto da qui dentro, e quindi dovete passarlo più volte per far uscire, per far vedere che si vede il mascara sulle ciglia. Quindi perciò nì, però dura parecchio quando lo mettete, effetto ciglia lunghe, allungate, incurvate, effetto volume, sicuramente ci sta tutto. L'unica pecca è che bisogna pucciare lo scovolino più volte nel prodotto per far uscire appunto il mascara. Ecco, lasciamo perdere. Andiamo a prodotti un po' di beauty, no? Corpo, capelli, viso. Allora, voglio parlarvi del Labrosan Ciocco Bianco Burro Cacao. Questo è la nuova. Questo è il packaging. È la nuova edizione. Veramente sa, veramente di cioccolato bianco. Ne ho visto l'inci. È abbastanza buono perché ai primi posti abbiamo l'olio di ricino. Poi c'è la cera micro, la cera cristallina. Poi c'è l'olio di cocco. Il burro di cacao. E quindi vediamo che tra i primi posti ci sono proprio questi. Non è tipicamente verde, però rispetto a tanti tipi di marche di burro cacao, pure importante, sicuramente molto è migliore. E questo è senza petrolati. È senza petrolati, è buono. Sono 5,5 ml di prodotto. E questo è buonissimo, sa di cioccolato bianco. E poi il prodotto ce n'è abbastanza. Un attimo, abbiamo quasi finito. Questo deodorante che è la quarta volta, sì, che lo prendo, il Silk Dry. Questo con la colorazione champagne. Io già feci un precedente video sui deodoranti che con cui mi sono trovata bene e sicuramente questo è rientrato nella top 10 perché ha un buonissimo odore, dura parecchio tempo, non ha alcol all'interno, ha un buon profumo di pulito, non unge i vestiti, non mi fa sudare eccessivamente, quindi mi trovo molto molto bene. Poi, come crema mani voglio consigliarvi, però questa non lo so se c'è ancora, perché questa era l'edizione limitata della Cookies and Cream della Essence, che ha un profumo di crema esagerato, non unge le mani, appena la metto, io ho problemi che mi sudano un po' le mani per l'ansia, per l'agitazione. E con questa non mi sudano le mani, le posso mettere anche in quantità eccessiva, ma non unge, quindi idrata bene, idrata e non unge. Quindi sicuramente questa in combo con questa qui di Shaka, che questa è un'altra che l'ho ricomprata. Questa qui è il mirtillo
e si sente il mirtillo proprio tale e quale, non unge anche questa. Qua sono 50 ml di prodotto e qui sono 100 ml di prodotto. Abbiamo quasi finito, poi questa mousse detergente della Cien che io avevo comprato perché pensavo fosse più mousse, più schiumosa, ma in realtà è proprio latte detergente, però mi sono trovata bene. Di solito il latte detergente non è che mi piace più di tanto, però questo qui è alfieri di loto e talco, mi sono trovata bene. Ve lo consiglio, se lo trovate, questo, il clear da 250 ml, strucca abbastanza bene, anche il trucco forte, il trucco waterproof lo strucca abbastanza bene. Voi mettete una noce di prodotto sul dischetto, passate prima, fate stare qualche minuto, cioè qualche secondo così il dischetto sull'occhio e poi andate a strofinare e se ne viene tutto. Altro prodotto strautilizzato è questo, diciamo, detergente 3 in 1, questo qui dell'Avon, all'aloe e zenzero, questo qui è, sì, è ginger zenzero, e mi sono trovata bene, ha una formulazione leggera, schiumosa, come detergente mi trovo bene, non come struccante. Qui dice che fa tre funzioni, detergente, tonico, idratante. Sì, le prime volte che lo utilizzate vi sembra che vi idrata molto la pelle, poi la pelle si abitua e non. Lo utilizzo solo come detergente, quindi comunque lo step del tonico e della crema lo dovete comunque. Non dovete eliminarlo come step. Poi, tra gli shampoo invece voglio consigliare questo dell'ultra dolce, latte di vaniglia e polpa di papaya. Questo insieme con quello al cioccolato e cocco e quello a vaniglia che ha il tappo celeste, che sono tra i miei preferiti, ammorbidiscono, riparano, non sono totalmente verdi, però rispetto alle schifezze che ci sono in giro sono validi come shampoo. E sono questi qui della Garnier, sono senza parabeni. Poi siamo addirittura d'arrivo, abbiamo questi ultimi due prodotti. Questa è una maschera, è Naturica, si chiama. Come dirvi, questa è senza parabeni, è una maschera ristrutturante con l'olio d'oliva e ceramide. E mi sto trovando bene, ha un profumo esagerato, non so di che cosa sia, ma sembra molto di frutta esotica e poi fa i capelli veramente, veramente morbidi e per me che ho i capelli molto sfibrati, li ha veramente ristrutturati e mi sono trovata bene. Ultimo prodotto è questo crema per il corpo dell'Avon Skin So Soft questo è burro di karité, mi sembra. No, ho sbagliato, all'olio di Argan. Questa è la linea che costa un po' di più dell'Avon, però devo dire che è davvero buono, è un profumo abbastanza buono, non unge, penetra facilmente sulla pelle, quindi non abbiamo bisogno di 3 ore per farla asciugare anche durante l'inverno. Io la utilizzo sempre quando ho appunto il corpo bagnato in modo tale che penetra di più la crema. E questo è il campioncino, cioè questo è il prodotto da 200 ml. E niente, un video abbastanza lungo, però questi erano tutti i miei prodotti preferiti di questo 2014. Fatemi sapere cioè fatemi sapere tra i commenti se qualche prodotto di questo l'avete provato, se come vi siete trovate. E niente, io adesso devo andare perché devo mettere a posto tutto il casino che c'è qui sopra. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!